mostra una notevole continuità, all'interno invece regna la discontinuità. L'opposizione delle forme, delle tessiture e dei colori è molto forte. Le maggiori tensioni si trovano in primo piano, lì dove si svolge l'essenziale della scena. Malgrado i tanti dettagli, solo la stretta connessione dei colori permette a Van Eyck di conservare l'armonia nel suo quadro. Le sue gamme ricoprono tutto lo spettro dei colori. L'ala dell'angelo riassume i colori della composizione, come se il pittore avesse voluto, in margine, mostrare la ricchezza della sua tavolozza. Van Eyck è uno dei primi pittori a rappresentare il suo cliente come è realmente, senza lusinghe. Inventa il ritratto insieme al paesaggio. Il suo modo di osservare il minimo dettaglio e di mettere ogni oggetto in relazione con il resto dell'universo dimostra una nuova visione realistica e allo stesso tempo allegorica del mondo. Si è potuto dire che, passando dall'agnello mistico alla Vergine con il cancelliere Roland, Van Eyck è passato dal Medioevo al Rinascimento. Se i simboli sono oggi difficili da decifrare, le ricerche pittoriche di Van Eyck sembrano sempre attuali. Tutte le questioni formali che il pittore si pone si ritroveranno dopo di lui nella storia della pittura. Dettaglio ed insieme, ombra e luce, ordine e disordine, forma e colore, interno ed esterno, scrittura ed immagine, mito e storia. Uno dei sommi artisti italiani, Piero della Francesca, ha certamente visto le opere di Jan Van Eyck. Ha tentato di imitarne la tecnica d'olio, più o meno felicemente, ha addirittura tentato di trasporre la tecnica della tempera grassa, quasi olio, persino sulle pareti dell'affresco, come accade nel ciclo della Leggenda della Croce nella chiesa di San Francesco ad Arezzo. E in certi quadri di Piero della Francesca il rapporto con Van Eyck è diretto. Ad esempio, ad Urbino, nella cosiddetta Madonna di Senigallia, nel fondo l'impannata di vetro attraverso cui passa la luce è sicuramente una citazione di un'opera di Van Eyck, opera la quale esisteva ad Urbino, perché noi sappiamo che alla corte di Federico da Montefeltro c'era un'opera di Van Eyck che oggi è andata persa. Questa è una delle filiazioni italiane. Poi ce n'è un'altra, la luce che appare nei pittori lombardi intorno al 1440-50, soprattutto in due artisti, Donato De Bardi e Vincenzo Foppa, è sicuramente una luce di origine van Eyckiana. Io non posso qui, in un contesto così breve, enumerare i debiti innumerevoli che l'arte europea deve a Jan Van Eyck. Dirò soltanto un fatto. Nel celeberrimo ritratto Arnolfini, oggi nella Galleria Nazionale di Londra, Van Eyck, prima del 1441, quando è morto, ha inventato uno dei supremi giochi della percezione visiva. Quello che è più curioso è che in questo quadro Jan Van Eyck ha inventato un tema che riapparirà soltanto nel 600 maturo nella pittura spagnola. Ed ecco qual è il tema. Il pittore ha rappresentato i due sposi, vedendoli diviso, ma nella parete di fondo della stanza c'è uno specchio convesso di quelli deformanti, con la scritta Jan Van Eyck hic fuit, Jan Van Eyck è stato qui. E nello specchio si vedono le figure dei due sposi viste da dietro e il pittore che li sta dipingendo. Questo è lo stesso motivo che sarà o rielaborato o reinventato da Diego Velázquez nel celeberrimo quadro Las Meninas. Cioè, abbiamo
il pittore che sta dipingendo guardando il re e la regina che si trovano nel posto dello spettatore del quadro, ma che sono riflessi dallo specchio che si trova in fondo alla stanza. Cioè il re e la regina di Velázquez prendono il posto che nel quadro di Van Eyck è quello del pittore che sta osservando la scena. Ora, di queste tematiche, di questi, diciamo, di queste invenzioni, la pittura di Van Eyck è una sorta di miniera. È quasi impossibile, almeno ai nostri giorni, leggere un quadro di Jan Van Eyck cogliendone tutti gli aspetti e riuscendo a captarne o a percepirne gli innumerevoli messaggi di carattere mistico, allegorico, formale e di costume che esso contiene.